la prima partita della seconda giornata dell'Ude Cup 2018 che vedeva scontrarsi Liguria e Toscana e vede vincere questi ultimi con un punteggio di 50-67. Siamo qui con Giordano Francini, numero 7 della formazione toscana. Ciao Giordano. Ciao. Com'è andata questa partita, al di là di quello che poi è il punteggio? Ve l'hanno fatta sudare la vittoria? Sì, sicuramente meglio della partita di ieri. Vabbè, questo è facile da dire. Cosa, un commento, come l'hai vissuta? Bene, in particolare nella seconda metà della partita si è giocato abbastanza bene. Vedo che non hai giocato tantissimo, 11 minuti di permanenza in campo, hai tirato poco, ma quando hai tirato? Hai fatto canestro, 7 punti, probabilmente se tu avessi giocato un pochino di più pensi che avresti potuto segnare un po' di più, ti senti di poter dire questo? Penso di sì. Ok. Un punto debole della vostra squadra, cioè che pensi che dovreste migliorare per affrontare al meglio la prossima partita? Un po' sul tiro, perché se ne sbagliate un po' troppi. Avete sbagliato un po' troppi. Invece un punto forte della squadra avversaria, che pensate, cos'è che vi ha fatto sudare un pochettino di più? Le penetrazioni, perché a un certo punto in difesa diciamo è come se uccisse. Ok. E te invece personalmente su cosa vorresti migliorare? Su quale aspetto tecnico pensi di avere ancora molto da lavorare? Un po' sul coraggio e di andare più dentro. Quindi affrontare meglio la penetrazione? Ok. E per ora l'Ude Cup come ti stai trovando? Bene. Bene? Sì. In albergo? Sì, benissimo. Divertitevi insomma fra i ragazzi. E prossima partita? Non sapete ancora contro chi giocherete? Un'idea? Ce la potresti avere? Bisogna vincere. Sì, sì. Contro chi? No, non hai idea di contro chi giocherete. Ok. Perfetto. E allora io ti ringrazio, a meno che tu non voglia dire qualcosa, salutare qualcuno. No, non ti... Ok. Per ora è tutto, quindi. Grazie. Ciao.